Pronto? Onore, buongiorno, Rocco Doria sono di San Giovanni Maggiore, come starete? Rocco Doria, che piacere! Grazie, dottore, onore, pure per me è un piacere. Hai detto, siccome non vi vedo da che tempo, hai detto, ma l'onorevole ci ha fatto una chiamata, capito che voglio dire? Dai, che adesso ne usciamo, adesso ne usciamo, dai! Usciamo, quando? Mo? No, non si può essere. No, se può essere, ma meglio che sta morendo. No, da questa situazione, no, da questa pandemia, finisce, non vi preoccupate. Onore, questa pandemia ha trovato una copanata che ha stonato, specialmente a certi cristiani. E allora voi pure state... Come state? Onore, come stiamo? Stiamo, siamo da casa, purtroppo problemi, la pandemia ha rovinato a noi, onore. Mannaggia. Ma siamo rovinati, siamo senza un sordo, siamo insomma in braccio a Maria, capito che voglio dire, onore? I soldi non bastano mai, mannaggia. Lo so, non bastano mai davvero i soldi, specialmente a chi non è te, noi. Voi riuscite ad andare avanti, no? Riuscite, state, come va? Andare avanti, onore, io manco a marcia indietro, posso dire, cioè, siamo constati proprio malamente, anzi, io a tavo proposito avevo chiamato, onore, dico, chissà, onorevole. Elvia, scusami, Rocco, mia moglie, ti voglio far ieri mi hanno portato 12 kg di patate, quelle viola. Perché non passi? Te ne prendi una busta. E patate? Patate viola proprio, quelle viola, se lei. Elvia, preparati una busta al signor Rocco. Onore, va a seguire questa patata, onore, va a seguire. Lei cantate pure io due patate, ma un problema non è solo un necle la patata, capito che voglio dire? E chiamatosi certe volte magari, visto che mi sono permesso, mi scuso, se ne potessi tirare una mano magari, ha capito che voglio dire? Adesso riapriamo i tavoli al governo. Perché l'avete chiusi? Riapriamo pure se Gesù, per chi no, forse non mi sono spiegato, onore. Dobbiamo signor Rocco Doria, dobbiamo mi ha fatto piacere che mi avete chiamato, veramente era parecchio che non ci sentivamo. Dobbiamo aspettare, bisogna aspettare. Ho capito, ma siccome mo abbiamo aspettato che su Ciude Ruinite Ruinzerminsi che stavamo aspettando, e siamo proprio, come posso dire, onore, e insomma, ho capito che voglio dire, siamo arrivati a una base che c'è la base 1 e la base 2, e noi accadiamo già alla base sotto zero, capito che voglio dire. Sì. E chiamato chissà certe volte l'onorevole, visto che ne conosciamo, mi può dare una mano, Non vi preoccupate perché adesso la task force del governo parte. E quindi è questo. A me mi interessa la tasca mia, che pagando, onore, forse non mi sono spiegato bene. No, poi la tasca forse, la tasca non forse, la mia io sono sicuro, senza forse, la tasca mia, senza forse, tasca mia e pagando, capite che voglio... Siete simpaticissimo, mi fate morire. Grazie. E mia moglie e mia figlia che ogni volta che mi sentono ridono di cuore. Si pisciano sotto. Sì. Adesso la disposizione al governo è stata data per intervenire, capito? Non vi preoccupate, veramente. Cercate, ecco, di avere fiducia, di stringere... Onore me, sì, aspettiamo che l'ero governo, capaci mi perucci.
Ha capito che voglio dire? Io volevo dire, me, onorevole, ma io, siccome ho capito che sono una persona che parla francamente, ha capito che voglio dire? Sì. Esempio di te, cosa che come sono, non mi ho mai spagnato di nulla. Boh, onorevole, sentite una cosa, se vuoi, se te la c'è, siete pure per noi, no? Anzi, sì, soprattutto per noi ci siete là, no? Sì, se no che cazzo che ci vanno a fare là, ha capito, onore, che voglio dire? Sì. Ma siccome noi fatichiamo, ne facciamo una un'altra parte e quindi paghiamo le tasse e tutto il resto, poi onore, prendete lo stipendio, quelli sono le tasse nuove paghiamo. Perché ne cazzo non paga lo stipendio, onore, scusate. È giusto, no? Sì, sì, per l'amore. Quindi, quindi allora, siccome voi fino a mo abbiamo pagato noi e voi avete pagato quelli soldi nuovi, mo che siamo un bascia fortuna nuova, possiamo fare danno e non state facendo niente. Adesso, per una volta potessete pagare pure un qualcosa vuoi, onore. Adesso, capito che voglio dire, sempre con il massimo rispettamento e la massima educazione, da mo' c'è voi, onore. Sì, sì. Voi siete onorevole e io sono contadina, capito che voglio dire? Ma io ho capito perfettamente il suo messaggio. Noi stiamo lavorando. Però, onore, però parca scivolo all'utritruto e va sempre ancora all'orzovana, capito che voglio dire? Siete una persona mo graduata per un capicite. Ci mancherebbe, capito che voglio dire? Guarda, guarda, era parecchio tempo che non ci sentivamo e mi ha fatto proprio piacere. Ecco, che ecco, ma è parecchio un tanto. Questa situazione non ci voleva proprio del virus. Da gira il un ciò di questa situazione però mo, siccome è arrivata la situazione onore, non ci io voleva. Sto chiamando siccome siamo proprio lì e Marusco non ci voleva sì non ci voleva lo abbiamo capito non ci voleva onore però siccome io e Marusca siamo mai mesi lui quella pura dire hanno un centro estetico che si vedete qua come nata dei pivan con l'uberico faranno cazzo spenare onore fino a che c'è quindi... la salute si può andare avanti il frigorifero pieno si può andare avanti fino a che c'è questo non vi preoccupate è pieno mio è pieno di vacanze io frigorifero onore ha capito che voglio dire perciò hai detto chissà onorevole Adesso si può uscire per fare la spesa. Ho capito, si può uscire. Adesso potete uscire. Sì, però, onore, sentite un poco, però sì. Quando vai al supermercato, più Carrello e Luigi, no? Sì. Compra roba a supermercato, o parmigiano, tutto insomma quello che ti serve. E poi quando vai tu a quello Carrello alla cassa, la signorina non è che per liberare che dice a te, va patine, devi fermare prima e pagare, capito che voglio dire? Certo, certo. E siccome noi siamo arrivati proprio, siamo proprio con te, capito che voglio dire? Perciò abbiamo chiamato chissà, onorevole, dico. È un periodo difficile, non ci voleva, mannaggia. Non ci voleva davvero. Però abbiamo... Stiamo facendo di tutto, abbiamo emanato questo decreto per il 4 maggio, per la ripartita, stiamo ripartendo, piano piano ripartiamo. Voi forse, noi siamo incollati, per iniziare un collato. Manca marcindia, tutto aver detto che sono quasi, ne hai detto che sono onorevole. Capisce la situazione, è una cosa da fare io personalmente. Io me la segno, mi segno questa vostra cosa. Segnate, capite, segnatevela. Vabbè. Me la segno e vi faccio sapere, ma comunque mi ha fatto proprio piacere che mi avete chiamato. Mi ne sono accorto che mi ha fatto piacere, onore. Io pure a me assai, onore. E sarei giuntando, onore. Non so che fare, capito? Non so che fare in questo momento, ho le mani legate, ecco. Magari posso venire io e pensionno. Questo non posso fare, magari pensionne, ma chi ne va legato, onore? Onore? Ecco, onore. Un attimo che c'è la mia figlia
che gli si è fermata un attimo la PlayStation, un attimo. Capisco le cose, a me mi si è fermato tutto. Vabbè. Ma buono, ho capito, Vantipana. No, no, vabbè, mi ha fatto piacere e non c'è. Lo so, figuratevi, lei ha capito che mi ha fatto piacere. Sì. Allora, onore, tanti saluti alla signora, a vostra figlia pure, a tutti quanti. Sì. Quella buona salute a voi, questi pensioni che pigliate. Vediamo, continuiamo a lavorare. Continuiamo a lavorare. Sì. Siete sudato, onore. Ferma, ogni tanto riposatevi, facete sforzi. Onore, forse non ne dovete fare, mi raccomando. Casuramo noi lo posso fare. Ma tante cose alla signora. Allora. Va bene. E speriamo che ci sentiamo. Arrivederci, bella, arrivederci. Arrivederci.